Per la rubrica Dalla tua parte di Informa 360 Magazine abbiamo oggi ospite l'assessore Mauro Febbo. Buongiorno. Assessore Mauro Febbo, buongiorno, grazie per essere qui oggi nostro ospite. Oggi parliamo dei bandi della Regione Abruzzo a sostegno delle imprese. Assessore, avete di recente voi pubblicato questi due, sono due i bandi, proprio per sostenere le imprese in questo momento particolarmente gravoso per l'economia, anche per l'economia regionale. Parliamo prima del bando 311 che è stato pubblicato, è già sul sito della regione, però le domande potranno essere inviate a partire dal 2 luglio. Credo che la finestra temporale sia proprio dal 2 all'11 luglio. E poi parliamo anche di un altro bando che invece è il 3.51 che è rivolto alle start-up. Però vorrei partire proprio da quello 311 che poi interessa moltissime aziende. Che bando è, assessore, questo Ma che è un... appunto avete pubblicato, è sul sito e le domande potranno essere inviate dal 2 luglio all'11 luglio? È un bando che credo di molta utilità, soprattutto in questo momento, per cui abbiamo fatto anche due ragionamenti. Il primo ragionamento, che era un bando che era stato già in pubblicazione e scadeva a metà maggio, lo abbiamo ritirato perché al momento in cui lo abbiamo emesso, non c'era il coronavirus in giro, avevamo, quindi non c'era il blocco e i danni causati poi dal Covid-19. E lo abbiamo ritirato per ampliare sia la tipologia dei codici Ateco che possono partecipare, sia aggiungere il tipo di investimenti da fare. Chiaramente abbiamo aggiunto tutto ciò che oggi è la igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, e anche introducendo quei finanziamenti per la nuova tipologia di attività che viene identificata come smart working, che credo siano necessari. Il bando ha una capienza finanziaria di 5 milioni e 6. Però abbiamo già immaginato che ci sia tanta richiesta, per cui, siccome nel mese di settembre avremo l'anticipazione della programmazione futura 21-27, siamo certi di poter arrivare a una cifra importante di 12 milioni barra 15 milioni di euro. Perché c'è questa necessità? Perché è un bando che è totalmente a fondo perduto, cioè in conto capitale, come si dice tecnicamente. Prevede un investimento che va da minimo 25.000 euro ad un massimo di 200.000 euro, quindi nel rispetto del de minimis. La regione finanzia il 70%, chiaramente ci vuole il 30% da parte dell'intervento privato. Più il privato dice che si sottopone a aumentare la sua quota del 30%, più acquisisce punteggio, quindi è diretto, proprio specifico, e credo che avrà un certo risultato importante. Insomma, immagino che le misure che le aziende che hanno voluto riaprire per gli effetti del Covid siano tante, e quindi ci contiamo in un successo importante. Assessore, invece il bando 3.51 chi riguarda? Quali aziende riguarda? Anche qui è principalmente diretta a tutti i codici Ateco, però è rivolto in questo caso alle aziende che hanno meno di 4 anni. È leggermente meno vantaggiosa rispetto a quella che dicevo precedente, perché ha una, diciamo, concede una, un fondo perduto, un investimento in conto capitale fino al 20%. L'altro a tasso invece in conto interessi, quindi a tasso zero, quindi anche qui molto appetibile, e gli investimenti in questo caso sono da 35.000 a un massimo di 120.000. Le risorse messe a disposizione inizialmente sono oltre 3 milioni di euro, ma anche in questo caso
contiamo di avere un discreto successo domande, e quindi dovremmo anche qui andremo ad usufruire dell'anticipazione sulla programmazione 21-27, quindi contiamo di portarlo a 8-9 milioni di euro, quindi un'altra cifra interessante. La sommatoria di questi due strumenti sono viaggiano di pari passo rispetto a tutte quelle che sono state e saranno le iniziative messe in campo dalla Regione Abruzzo con il Cura Abruzzo 1 e il, che già è uscito, e il Cura Abruzzo 2 che sta in emanazione, quindi un pacchetto completo che credo vada nella direzione richiesta dalle organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, dal mondo imprenditoriale in generale, perché chiaramente sono misure di sostegno importanti per lo sviluppo del nostro territorio, soprattutto a supporto dell'economia. Assessore, questi due bandi che stanno per, diciamo, per partire della regione hanno comunque, fotografano una panorama, una situazione delle imprese abruzzesi. Secondo lei com'è il termometro, la temperatura delle imprese abruzzesi in questo momento? Guarda, il problema è questo, che le attività sono ormai ripartite anche al 98%, diciamo. Il problema principale è che la produzione purtroppo è limitata al 65%, perché c'è ancora insomma, molta cassa integrazione in giro, c'è poca domanda, c'è il turismo che è fermo, ci sono alcune attività che insomma, non riescono a ripartire, per cui queste misure, compreso le altre che prima poco fa ricordavo, quelle del Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2 che abbiamo messo in campo, cercano proprio di dare ossigeno all'economia. Devo dire che ci sono i provvedimenti presi dal governo che stanno avendo difficoltà di attuazione, soprattutto quello che riguarda la liquidità, le banche continuano a non concedere credito alle aziende pur avendo le garanzie al 100% garantite dallo Stato fino a 25.000 euro, quindi insomma non ci dovrebbe essere la famosa valutazione creditizia, invece le banche continuano a fare valutazioni, quindi a non concedere alle tante piccolissime micro aziende. E poi c'è quelle garantite al 90% da SACE, che però anche lì c'è un fortissimo ritardo. Oggi leggevo sul Sole 24 Ore i dati delle domande accolte, meno del 6%, quindi purtroppo c'è un fermo generale che ci preoccupa, perché a settembre non sappiamo cosa può accadere. Mi auguro che da adesso a settembre l'economia continui a marciare, diciamo a riprendersi, i voli cominciano a muoversi, un po' di turismo, le prenotazioni cominciano ad arrivare anche dall'estero, quindi non solo dalle regioni Italia su Italia o Abruzzo su Abruzzo, ma anche dall'estero cominciano ad arrivare. Insomma, abbiamo diciamo 90 giorni per capire che cosa può accadere. Chiaramente tutto ciò che ha messo in campo la regione sicuramente è importante, sicuramente aiuta lo sviluppo, ma le vere risorse, quelle chiaramente più importanti, le può mettere solo il governo, e le può mettere peraltro perché può fruire, può fare un'operazione in deficit, quindi in debito. Noi purtroppo queste operazioni in debito non le possiamo fare, però dobbiamo cambiare anche un pochino il ragionamento, va bene, misure di sostegno, quindi cassa integrazione, ma ci vuole anche investimento e ci vuole anche liquidità, perché insomma se non si produce e se non si realizzano le produzioni e qui i consumi, chiaramente l'economia stagna e non risolviamo nulla. Grazie assessore, grazie per le interviste, e insomma invitiamo le aziende abruzzesi a tenere sotto controllo, a tenere d'occhio il sito della regione per poter leggere e vedere insomma quelli che sono i requisiti di questi due bandi di cui abbiamo parlato oggi. Grazie ai nostri spettatori e arrivederci. Grazie a voi.